Ehi la ciurma, io sono Mazzia Tessa e ben ritrovati qui di nuovo su Magic Duels Origins, sempre con la campagna di Liliana Vess, con l'ultima sfida epocale con i quattro demoni, o demoni, che dir si voglia. Non mi sembra tanto carino, è uno solo ma non mi sembra per niente carino lo stesso. Anche se questo braccio qua vi sarà molto scomodo, tipo, non lo so, se deve accarezzare la moglie, come cavolo fa? LOL. Contratto ultraterreno, Liliana deve sconfiggere tutti e quattro i demoni in sequenza, ok, per meritarsi il suo contratto demoniaco. Alla sconfitta di ciascun demone, Liliana ne assorbirà il potere, ok. Parte con 8 di vita, però credo che non sarà così banale. L'avversario gioca per primo. Cos'è che abbiamo? Palude, 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 gatto nero, corvo necrofago, titano sepolcrale. 6-6. Cioè è una roba mostruosa. Cioè o lui ha dei counter potentissimi, o io non ho paludi, che è molto possibile visto cosa è successo finora. Oppure sta roba è una macchina da guerra. Ah ok, anche i ratti del tifo hanno tocco letale. No, non voglio affrontare la missione abilità. Non ora almeno. Sì, ho capito sta storia della riserva di mana. Ah, devo fare non mostrare più. Avete ragione. Sono un idiota, vabbè. Adesso se me lo dirà di nuovo. Non funziona su me, vero? Qualsiasi creatura. Non è che mi fa un danno e muoio. No, non dovrebbe. No, infatti. Sarebbe ridico. Ma effettivamente mi attaccano il tifo, ma non ci muoio. Un'altra. Che poi appunto, paradossalmente, se loro mi attaccano questo, mi ci muore così. A gratis. Io gioco questo che è l'unico che posso giocare e lo userò per seccare dei corvi, dei ratti. Il gatto contro il ratto. Altre paludi, va bene, mi attaccherà con tutte e due probabilmente. No, non attacca. Questo è il legame vitale, non mi piace il legame vitale. Soprattutto quando ce l'hai in mano l'avversario. Potrei effettivamente sacrificare il gatto per quello, ma poi non mi resterebbe più per il ratto. Distrugge una creatura bersaglio, ma no, non mi conviene ora come ora. Gioco il corvo necrofago. Ah, palude delle sanguisughe. Tappando aggiunge quello. E tappando è al costo di un nera. Ogni avversario perde un punto vita. Solo se hai due o più permanenti neri, ok. Allora, attacca sto giro. Potrei effettivamente attaccare e... No, però lei mi farebbe legame vita. Non lo so, lui mi consiglia di saltare. Credo che ci stia effettivamente. Ho bisogno di aspettare per il titano sepolcrale, perché una volta giocato questo potrei effettivamente giocarmela di più. Bloccare, io bloccherei un ratto. Sì. Però se non blocco quello mi continua a fare il lifelink, il... No, blocchiamo quella. Conviene. Ok. Ottimo, allora, un'altra palude. Non abbiamo più paludi adesso. Vabbè, questa, ma... No, non mi conviene ora come ora. Mettiamo il goblin barcollante. Perché sarebbe molto utile contro i ratti del tifo. Cioè, uccidendone uno gli morirebbe anche l'altro. E non è niente male. Questo non lo uso. Ma effettivamente potrei usarlo. Cioè, distrugge una creatura bersaglio che è quella. E poi lui con un -1/-1. Ma non voglio usarlo adesso, no. Per solo dei ratti.
Cromo necrofago sì, attaccherei, anche se... No, quelli sono tappate, quindi non possono farmi un Kaizen. Infliggo 2 danni, lo riporto a 8 come era prima. Spero che mi ripristini almeno la vita tra una battaglia e l'altra dei quattro demoni. Un altro con lifelink. Legame vitale, come volete chiamarlo. Allora, io giocherei la paludina delle sanguisughe. E il guscio nantuco, sì. E non voglio usare schegge addosso, però. Salto l'attacco. Continua. E vediamo con cosa attacca lui. Si attacca con i ratti, come immagino potrebbe. Oddio. Devi sacrificarne anche una a lui, credo. Allora io blocco con questo lui. O lei. È uguale. Io perdo tutto, lui perde tutto tranne l'altro. Devo giocare il titano sepolcato il prima possibile, effettivamente. Allora, quello prendo meno uno e se ne va a casa. Ok. Ma il problema è che lui ha una creatura mega power e ha 8 di vita di nuovo. Sì, io direi così. E riprendo in mano il guscio nantuco. Sì. Altrimenti la situazione iniziava a essere molto pesante, con il fatto di non avere mana tanto per cambiare. Ratti del tifo, vabbè. A questo punto sarebbe interessante se per caso trovassi... posso ripescare qualcosa di interessante qua? No, quello che c'era di interessante l'ho giocato. Credo che andrei di Gusho Nantuko o... Di ghoul. Ma io andrei di ghoul. Quando mi muore lo rievocherò con lo scavatombe. Ah, effettivamente posso giocare anche il guscio nantuco. Allora lo gioco, perché no? Credo che non lo utilizzerò per i ratti, perché non ha alcun senso. Preferisco ricevere un danno che non perdere il guscio nantuco così a caso. Ecco, non mostrarmi, grazie. Allora, questa vuol dire che puoi fare un... No. Se tappa, aggiunge quella alla riserva del mana. Allora, ora potrei usare... Perché mi dice di giocare questo e non il titano sepolcrale, scusa? Ma io giocherei il titano sepolcrale, perché lo scavatombe? Io gioco il titano sepolcrale, scusa. Ora che posso? Perché no? Continua. Ma io attaccherei con tutto tranne che... tutto quello con cui posso. Non importa, mi muore il guscio nantuco, l'ho resuscito con lo scavatombe. Sì, no, ho capito, scusa, ho cliccato per sbaglio, d'accordo? Ok. Allora, ma ho un corvo necrofago, questo cosa mi dice? Tutti perdono un punto. Ma non mi interessa.
lo scavatombe lo userei già adesso, ma se per caso mi muore quello vorrei tenermelo lo scavatombe. Io gioco il corvo invece. E no, non uso quell'abilità. Perché dovrei usare quell'abilità? Io attacco con tutto. Così lui dovrebbe evocare altri due tizi, se non ricordo male. Esatto, ottimo. Ah, ma a parte, l'altro è crepato. Ok, questa è andata. Ah, ora entra l'altro. Oh, dei santissimi. Però sono in una situazione non malaccia. Perché mi continua a dire di giocarlo? No, non voglio giocarlo. Lo gioco se per caso mi muore il titano sepolcrale, scusa. Cos'è questo? Devo sacrificare una creatura. Allora sacrifico un zombie, scusa. Quanto Kaiser di mana ha questo palordo? Allora, ma non voglio giocare allo scavatombe ora. No, 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 non ci siamo capiti. E perché Schiattudosso non me lo fa usare? Ah, perché lui non ha creature, quindi boh. Continuo, io attaccherei con tutto sto giro. Così che mi evoca altri due zombie. Ah, tra l'altro credo di seccarlo anche, sì. Il secondo demone l'abbiamo appena visto. Ciao, è stato un piacere. Salutami i tuoi fratelli. Dall'inferno. Ok. Allora, questo è sempre 10 di vita. Un'altra palude, ottimo. E uno scavatombe. Non voglio giocare lo scavatombe adesso, ok? Resuscitare. Cos'è che è lui là che potrei tirare in ballo? Potrei tirare in ballo il demone delle tenebre, effettivamente. Io userei un resuscitare. E prenderei questo demone delle tenebre, scusa. Confermo. Ha tutta la vita. Ottimo. E una creatura da distruggere. Questa. Ma non mi fa tanto paura, quella figlia della notte. Se non ha dei counter adatti, ora siamo abbastanza a cavallo. Ah, devo sacrificare una carta mia. Ogni turno. Dai. Cioè, questo è proprio un po' strafare, dai, porca di una miseria. Giochiamo una palude e giochiamo... Ma sì, dai. Questa, ok, e sacrifico questa. Così abbiamo eliminato quella. Ah, se l'hai sacrificata quando l'ho distrutta, vabbè, poco male. Allora, io gioco il Ghoul, o il Ghoul che dir si voglia. Adesso attacchiamo con tutto. Effettivamente non era per nulla il problema il fatto che lui, che noi non recuperassimo vita. Era più un problema, cioè, tanto se lui ricomincia da zero senza creature ma solo con il mana, siamo in una situazione di vantaggio enorme. Ciao, è stato un piacere. È durato giusto un attimo di più degli altri, ma niente di che. Allora, a questo punto continua, niente, non... Signora dei non morti, ma qua siamo proprio a un livello... Tocco letale, vabbè. È tostino, ma... Con un senza anima. Scarta due carte, d'accordo. Io scarterei uno schegge d'osso e una palude.
una creatura da sacrificare, sacrifichiamo uno zombie, no problema. Lui ha qualche roba di strapotente da resuscitare. E se gli avessi seccato quello, sì, ma non glielo ho seccato, quindi... Signore dei non morti. Ok. E mo io andrei alla palude, non l'ho giocata. Continuo, no, lo scavato beh, non lo voglio, voglio tenerlo se per caso mi muore il titano sepolcrale. Anche se ora dubito che succeda. Ma io attaccherei con tutto, ma non con lui, esatto. Perché se mi muore. Vorrei che mi seccasse più che altro quello, che è il più sacrificabile. Anche questo zombie, anche questo ghoul, anche questo gatto. Vai, lui probabilmente mi ucciderà questo. Ah no, mi uccide uno zombie? A che pro? Beh, tanto è morto lo stesso. Anche lui è andato. Niente di complicato alla fin fine sta battaglia. Per essere quella finale. Avevano delle carte stroppie. Ok. Quindi, i demoni ti mettono alla prova e sebbene costretto a spingerti fino al tuo limite, dimostri il tuo valore. Il patto viene inciso nella tua carne, garantendoti la giovinezza e un potere incommensurabile in cambio della tua sottomissione come Planeswalker. Ma a cosa servono i patti se non possono essere infranti? Cioè? Vabbè, niente. Quindi, anche per questo episodio è tutto. Andiamo a scartare un mazzo Origins, conferma una busta di Magic Duels Origins. Come è successo? Allora, vediamo un attimo cosa succede, cosa esce da questo nuovo mazzo. Allora, ma non me ne frega niente. Lama Franca. Gushu Nantuko, Pellegrinaggio di Nissa, un'incarnazione di Zendikar, Tenente del Console, Twinen, Daen di Foglia Dorata. Ok, torna al negozio, vieni. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti!